da San Francesco al Campo, dalla palestra comunale. Ci troviamo qui oggi per il memorial di Valerio Emanuela Perosotti. Due ragazzi amanti di questo sport. Antonino, cosa vuol dire per voi questo memorial in onore di vostri figli? Tanto, sono un po' emozionato anche perché è una cosa un po' particolare. Signora Lidia, questo era lo sport amato dai suoi figli. Cosa vuol dire per voi in questi giorni ricordarli? Beh, tantissimo, e soprattutto perché il maestro è stato importantissimo per noi. Adesso ci sono le sue ragazze, al quale danno una mano altrettanto, ci sono i giovani, e per noi è un modo per ricordarli, comunque non dimenticarli. Tony Aimone, maestro di questo meraviglioso sport. Sì, questa fortuna da molti anni. Sono partito 32 anni fa in questa palestra e ricordo sempre che il primo che è entrato in questa palestra è stato Valerio, 32 anni fa, il primo ragazzo che ha solcato la porta di questa palestra. Poi abbiamo fatto un lungo percorso insieme e poi è successo quello che è successo. Cosa vuol dire per voi oggi essere qui a ricordare il loro sport preferito? Per noi è fondamentale questo. Più che altro dobbiamo ricordarlo alle nuove generazioni, ai ragazzi che ci sono adesso, perché sinceramente io li porto nel cuore tutti i giorni, quindi non ho neanche bisogno di ricordare, perché per me erano come dei figli Valerio e Emanuela. Le categorie in gara oggi? Sono i giovanissimi, sono i bambini, i fanciulli, i ragazzi e gli esordienti, sono quattro categorie. Sempre in questa giornata, quanti ragazzi ci sono in gara? Questa è una giornata in cui non ci sono tantissimi ragazzi in gara, arriviamo a 150, è un'edizione leggermente ridotta perché siamo a cavallo di un ponte importante dove tantissimi purtroppo non ci sono, sono fuori, però per noi è già un buon numero perché è un numero considerevole, calcolato che questo è il nostro gruppo, sono tutte le nostre palestre associate, più due o tre inviti particolari perché ci tengono a onorare questo trofeo, però il grande gruppo è formato dalle nostre confratelle. La forma di questa competizione? È un girone, sono gironi a quattro atleti per dare la possibilità di fare almeno tre combattimenti a tutti. Siccome sono classi giovanili vengono premiati tutti quanti proprio per incentivare questa competizione, questa gara, e dare un riconoscimento a tutti. Qui dietro di me c'è il meraviglioso gruppo di ragazzi che ha collaborato all'organizzazione di questo memorial. Cosa vuol dire aver organizzato questa manifestazione oggi? No, mi prenderei un merito non mio, in realtà sono un aiutante, sono la moglie del maestro Toni, che è quello che ha aperto questa palestra, e la vera anima della palestra è lui. E con le nostre due figlie Francesca e Elena, e con Lidia e Tonino, che sono i genitori di questi due ragazzi che stiamo ricordando oggi.